Allora, eccoci qua per continuare l'esercizietto che avevamo iniziato lunedì, che è, come spesso faccio, un pretesto, no, per vedere un po' cose nuove o ragionare, no, su alcuni punti critici. Allora, noi ci eravamo lasciati dicendo rimangono a fare questi punti che erano già previsti nell'esercizio della volta scorsa. Il primo è facile, dice guarda, io avevo già i punteggi dei, l'avevamo qua alla riga 18, dei punteggi di Bagnaia e ci si chiede di calcolare la somma e la media dei punteggi ottenuti nelle gare. Ok? Allora, questo è facilissimo, perché la somma dei valori, come faccio a ottenere la somma dei valori contenuti in una lista? Vabbè, semplicemente posso la somma dei punti accumulare questa sommatoria facendo iterando la somma in un accumulatore. Questo già lo facevamo quando leggevamo, non so, la somma dei numeri inseriti da tastiera. La stessa cosa si fa se questi numeri, anziché leggere da tastiera, li leggo da una lista. In realtà è più facile di così, no, quindi questo già lo sappiamo fare. Ovviamente la media sarà la somma diviso il numero. In realtà è più facile perché nelle funzioni predefinite delle liste, adesso la vado a trovare, esiste anche, dove sono? Qua. Esiste anche la possibilità di usare la funzione somma, ma anche la funzione massimo e minimo applicate a una lista. Ok? Quindi in realtà, se devo trovare la somma degli elementi presenti in una lista, posso semplicemente scrivere sum, oppure il massimo o il minimo, no? Posso usare già queste funzioni predefinite. Quindi in questo caso sto dicendo che la somma dei punti la posso calcolare semplicemente, anziché farmi la sommatoria a mano, come somma dei punti, dove punti è il nome della lista e sum è la funzione di somma, e la media dei punti ovviamente sarà invece, sarà data dalla somma diviso il numero di gare che sono state fatte, cioè la lunghezza di quella lista. Ok? Quindi normalmente, no, usiamo direttamente queste funzioni per fare elaborazioni semplici sui valori contenuti in una lista, la somma, il massimo, il minimo, la lunghezza, no, ci servono per calcolare queste cose. Chiaro che se mi avessero chiesto non la somma dei punteggi, ma la somma dei quadrati dei punteggi, no, questo non c'era, non c'era la funzione che me lo dava, e quindi avrei dovuto ovviamente ricorrere al metodo manuale, li prendo uno per uno, faccio il quadrato e sommo i risultati. Questo non ce lo toglie nessuno la possibilità di farlo, okay? Però in alcuni casi sono valide queste cose, quindi potrei scrivere che ad esempio i punteggi, punteggio totale vale somma punti e la media vale media punti. E questo mi dice che il totale vale 461 e la media vale 2305, va bene, quello che è. Ok? Quindi solo per richiamare che queste funzioni massimo, minimo e media. Sulle slide ci dice
Fai solo attenzione che quando calcoli la somma, la lista deve essere una lista di numeri, per forza. Noi sappiamo che le liste possono contenere qualunque cosa, ma se voglio fare la somma, questa lista deve contenere solo numeri. Quindi se io provassi a fare la somma di una lista che contiene delle stringhe, ad esempio, scusate, ci mancano le parentesi quadre. Allora, AB è una lista che contiene due stringhe. Provo a calcolare la funzione somma e ovviamente mi dirà che non riesce a fare la somma, l'operazione più, perché poi la funzione sum che io sto scrivendo, dentro che cosa farà? Farà le somme come abbiamo fatto prima con un ciclo for. Semplicemente è già predefinita nel linguaggio, non me lo devo scrivere io. Ma alla fine questa somma va fatta e non riesce a farla sommando delle stringhe. Quindi la funzione sum funziona solamente se la mia lista contiene solo numeri. Le funzioni massimo e minimo invece funzionano se è una lista di numeri o una lista di stringhe. La lista di numeri chiaramente mi darà il valore massimo di numerico, quindi in questo caso mi dà il 16. In una lista di stringhe mi restituisce il massimo o il minimo alfabetico. Quindi in questo caso il minimo tra queste tre stringhe è n, perché la lettera A alfabeticamente viene prima delle altre. Ok? Non funziona se ho delle liste di tipo misto, che contengono dati di tipo misto. Ad esempio, se io avessi una lista L in cui metto magari due numeri e due stringhe, non è vietato, è un po' strano, è un po' inusuale, ma non è vietato avere una lista fatta così. Se provo a calcolare il massimo di questa lista, mi dice che non riesce a farlo, perché a un certo punto, per trovare il massimo, devi confrontare un elemento con gli altri, elementi. E quindi l'operatore che usa per fare questi confronti è il maggiore o il minore. Allora, finché sapere se 1 è maggiore di 2, lo sa fare. Sapere se A è maggiore di B, lo sa fare. Quindi non ci sono problemi se una lista è fatta di tutta di numeri o se una lista è fatta di tutta di stringhe, ma nel momento in cui siano miste arriva il momento in cui lui deve confrontare se il 2 è maggiore o minore dell'A, e la risposta non c'è, perché non sono confrontabili, cioè l'operatore di confronto non sa cosa fare, non è supportato se i due operandi che vede sono uno una stringa e l'altro un intero. Quindi potrei riassumerlo dicendo: le funzioni massimo, minimo e somma si possono usare dove ha senso usarle. Ecco, la regola del senso di usarle è data dalla uniformità dei tipi di dati. Questa era facile. Ripetere i calcoli considerando solo i punteggi maggiori o uguali a 20. Allora, questo qui come lo possiamo fare? Beh, lo possiamo fare in un modo, diciamo, letterale, in cui facciamo la somma contando solamente, ignorando tutti i punteggi che non sono maggiori o uguali a 20. La funzione sum da sola non lo sa fare e quindi saremo noi a farcelo a mano, no? Quindi, diciamo, somma, chiamiamola 20 per ricordarci che sono i punteggi maggiori di 20, e posso calcolare questo valore di somma iterando sulla lista. Somma 20 uguale somma 20 più punto, non sempre però, solamente se punto è maggiore o uguale a 20. Altrimenti lo ignoro. E la media, attenzione, per fare la media dovrò contare anche il numero di gare nel quale però ho superato almeno 20 punti, quindi mi serve, non mi va più bene la lunghezza della stringa che contiene tutte, della lista che contiene tutte le gare, ma mi servono solamente quelle delle quali ho sommato i punti, quindi anche il conteggio delle 20 gare
cioè delle gare in cui ho preso più di 20 punti, me lo devo calcolare a mano. No? Allora a questo punto potrò stampare la stessa cosa che stampavo prima. Vi dicevo, il punteggio totale, il punteggio delle gare con più di 20 punti vale somma 20 e la media vale, che cos'è? La somma 20 diviso conta 20. Cioè la media, la somma diviso il numero di elementi. Non ho creato una variabile apposta, ho scritto l'espressione direttamente dentro la print per risparmiare una riga. Quindi facendo run mi viene che il punteggio totale è 461, ma quello delle gare con più di 20 punti vale 397. E la media ovviamente si è alzata. No, perché ho tolto le gare che avevano un punteggio basso. Adesso, se noi non vogliamo vedere questa media con tutte queste cifre decimali, possiamo giocare sulla print per dire, senti, fammi solo vedere due cifre decimali usando lo specificatore di formato, che ricordiamo, per specificare un formato uso il simbolo di due punti e poi una lettera che dice il tipo di dato, nel caso di F è floating point, reale, e poi davanti dei numerini che dicono quante cifre prima e dopo la virgola mi interessa vedere. In questo caso ho detto due cifre massimo dopo la virgola, stampami un floating point, cioè formattami questo valore in questa modalità, e quindi me lo stampa approssimato. Ma questo è, se vogliamo, è un dettaglio estetico. Quindi questo è il primo modo, no? In cui ci hanno detto fai la somma solo di quei valori e io ho fatto la somma solo di un sottoinsieme dei valori, la somma, il conteggio, eccetera. Però è un po' un peccato, perché diceva, caspita, io avessi avuto una lista che conteneva già solo quei valori, io me la sarei cavata molto più comodamente. Allora, l'altra possibilità potrebbe essere quella invece di prendere ispirazione dalla richiesta successiva, che diceva cancella dalla lista tutti gli elementi con punteggio minore di 20. Ah, allora, aspetta, io posso prendere la lista, cancello quelli che hanno punteggio minore di 20 e poi faccio a questo punto la somma e la media su questa lista, che la faccio in un'istruzione sola perché ci sono già tutti e soli i numeri che mi interessavano. Quindi, come si fa a cancellare da una lista un elemento? Noi abbiamo visto come si fa ad aggiungere un elemento. Append se lo aggiungo in fondo, insert se lo voglio aggiungere all'inizio o a metà. E per cancellarli? Beh, per cancellare un elemento in una lista, vediamo un attimo qual è il costrutto, è un metodo che si chiama pop. Cioè, che è il rumore che faccio quando tolgo un elemento. Cosa fa il metodo pop? Prende una lista, applicare il metodo pop a una lista richiede un argomento che è l'indice della posizione dell'elemento che voglio cancellare. Quindi nel caso di un pop di 1 sto cancellando il secondo elemento dalla lista, quindi in questo caso questo è evidenziato in rosso. Cancellare il secondo elemento ovviamente lo elimina, quindi dopo non ci sarà più nella lista e tutti gli elementi successivi vengono spostati avanti in una posizione. Cioè, ciò che prima era in posizione 2, Emily, si sposta in posizione 1, ciò che prima era in posizione 3 si sposta in posizione 2 e così via. Bill, che era in posizione 0, 1, 2, 3, 4, 5, si sposterà in posizione 4 e la posizione 5 non ci sarà più, perché la lunghezza della lista si è ridotta di un'unità. Una lista deve sempre avere gli elementi contigui, da 0 alla lunghezza meno 1. Non può mai avere un buco. Ah sì, però il quarto elemento non c'è. Come non c'è? Deve esserci.
ok? Quindi se ne tolgo uno vuol dire che gli altri si spostano indietro, se ne aggiungo uno a metà vuol dire che gli altri si spostano avanti. Le liste funzionano così, devono avere le posizioni contigue occupate. Il metodo pop va a eliminare l'elemento, okay, dalla lista stessa. Quindi cominciamo a conoscere che alcuni metodi modificano la lista. Cioè se io chiamo pop su una lista, la lista stessa viene modificata. Altri metodi, che vedremo, invece non modificano la lista, ma ne creano una copia modificata. Tutti i metodi che abbiamo visto sulle stringhe, poiché le stringhe sono immutabili, erano tutte del secondo tipo. Il metodo upper non va a modificare una stringa, e facendola diventare maiuscola, ma ne crea una nuova trasformata. Ok? Il metodo pop è il primo che vediamo, beh, anche append, l'abbiamo già visto, modifica la lista stessa. Ok? Dopodiché, se ci può interessare, il valore di pop, se lo voglio prendere, salvare da qualche parte, è il valore dell'elemento che ho appena cancellato. Quindi, se voglio, non lo, se lo voglio proprio buttare via, perdere, va bene, se invece lo voglio salvare, dico, ok, dimmi chi c'era in prima posizione e cancello dalla lista. No? Questo è un metodo comodo, se voglio estrarre uno per uno gli elementi di una lista, parto, faccio tante volte pop di 0, facendo pop di 0 mi restituisce il valore che c'era in primo della lista, ci faccio qualche cosa, nel frattempo la lista si svuota e via via prenderò gli altri, no? Per alcuni algoritmi trova comodo questa soluzione. Però a noi interessava adesso conoscere pop. Perché ci interessava? Perché noi dobbiamo cancellare dalla lista tutti gli elementi con punteggio minore di 20. Quindi, vabbè, for punto in punti, if punto minore di 20, punti.pop, di quel numero lì. Ok? Lo costruiamo per pezzi, eh? Così sbagliato. Lo dico subito. Cioè, l'idea è un po' questa, no? Così come prima dicevamo, vabbè, vado a vedere tutti quelli che devono essere sommati, se è maggiore di 20 lo sommo, bla bla bla, qui cancellare, vabbè, cancellare si fa col pop, quali? Quelli minori di 20, allora li vado a prendere uno per uno e li cancello. Problema. Problema che pop richiede che io ci metta tra parentesi l'indice dell'elemento che voglio cancellare. C'è l'elemento in posizione 5, l'elemento in posizione 6, quello in posizione 9. Beh, non so, io so che ho a un certo punto, vediamo il nostro esempio dei nostri punteggi. La seconda gara ha preso 6, voglio cancellare il 6. Quindi io nel mio ciclo for ho che punti vale 6, ma devo fare pop di 1, perché 1 è l'indice della posizione in cui si trova il 6. Giusto? Allora, qui devo mettere l'indice della posizione in cui si trova questo valore. È un caso in cui nell'iterare gli elementi di una lista mi serve conoscere l'indice. Allora, ho due modi per farlo, tre. Uno sbagliato, uno giusto e uno così così. Parto da quello sbagliato. Ma so che il punteggio è minore di 20. Dove si trova 6, no? Sappiamo che c'è un 6. Dove si trova questo 6? Posso chiedere alla lista dove si trova il 6? Sì, ho un metodo per... Io potrei sapere 6 in lista, sì, lo so, no, abbiamo già visto la volta scorsa, l'operatore in mi dice se un elemento c'è, lo so che c'è, l'ho appena trovato. Il count mi dice quanti ce ne sono, ma c'è anche un metodo index che mi dice dove si trova un elemento. Il metodo index
prende il valore di un elemento, cerca questo valore all'interno della lista e restituisce la posizione dell'indice dove questo elemento è stato trovato, se c'è. Se non c'è, sputa un errore. Ma noi siamo sicuri che ci sia, ok? Quindi non ci preoccupa. Quindi qualcuno potrebbe dire, ah, guarda che bello, c'è pop ma c'è anche index, e quindi io li combino insieme e dico che l'indice della posizione che devo cancellare, vado a cercare nella lista l'index, l'indice a cui si trova questo punto, e quindi cancello questa i. Ok? Allora, questo non è troppo sbagliato, ma non lo voglio vedere, perché è troppo stupido. No? È perché è come se io prendessi le persone che sono sedute in quest'aula, prendo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la diciottesima, ok? E poi per sapere che è la diciottesima ti dicessi, tu come ti chiami, Antonio? Dov'è Antonio in quest'aula? Ma come dov'è Antonio? Al posto 18. Cioè guardo un valore e mi chiedo, dov'è il valore? Ma se sono io che l'ho preso in ordine, 1, 2, 3, 4, lo so già che è al posto 18, no? È un'informazione che ho già, ma ho deciso di non ricordarmi, sono un po' pirla. Ok? Quindi, quando vado a iterare gli elementi di una lista, non ha mai senso andarsi a chiedere, a fare una ricerca dentro la lista per sapere dove sono gli elementi. Uno perché, come dicevamo, in modo poco diplomatico, è stupido. Due perché magari ce n'è più di uno di Antonio. E allora risponde a quello che è al posto 40, io sento prima quello che è al posto 40, cancello quell'altro e non questo qui. Adesso nel caso della cancellazione è un caso particolare perché una volta cancellato poi non risponde più, no? Le volte successive. Però index, se quell'elemento, quel valore comparisse più volte, mi restituisce l'indice del primo, non di quelli successivi. Quindi vuol dire che tutti gli altri non li andrei mai a trovare. Nel caso del pop non si verifica, però se dovessi fare altre operazioni, magari io sto analizzando il diciottesimo elemento e se vado a fare l'index mi ritorno 2 perché quello stesso valore c'è già in posizione 2. Non è quello che voglio. Ok? Quindi è poco efficiente perché ogni volta devo fare una ricerca e poi non è detto, nel caso di duplicati, non è detto che mi dia quello che sto cercando. Devo lavorare al contrario, cioè l'indice lo costruisco io e lo so già. E quindi dovrò fare un'iterazione non sul valore ma sugli indici. Quindi modificare questo for dicendo, ok, for 1 su range len di punti. E a questo punto il singolo punto, come lo estraggo? Vabbè, semplicemente punti di i, punti di i. Quindi questo i già ce l'ho. Giusto? Quindi questo è un caso di un ciclo in cui è più importante avere l'indice che non il valore, poi dall'indice al valore posso sempre passare, le liste sono fatte per quello, dall'indice al valore. Dal valore all'indice posso passare tramite la funzione index, però occhio, perché uno, la funzione index ovviamente è più lenta, perché dovrei andare a analizzare tutti i vari elementi, ma poi soprattutto se l'elemento compare più volte non è detto che mi restituisca quello che mi serva, perché mi restituisce per sua natura sempre il primo. Quindi io quando vedo dentro un ciclo un index per recuperare l'indice dico, ma perché non hai fatto impostato il ciclo lavorando direttamente sull'indice? Poi il valore ci vuole un attimo a recuperarlo, ok? Allora questo dovrebbe essere, andiamo a vedere cosa fa. Allora l'operazione pop che c'è qui
elimina direttamente l'elemento della lista punti. Ok? Quindi da questo momento in avanti questa lista dovrebbe avere solamente i valori maggiori di 20. Ok. Proviamo a vedere. Ops. C'è un problema. List index out of range. Ma come? Cioè mi stai dicendo che i è un indice sbagliato rispetto alla lista, nonostante io i l'abbia costruito esattamente nel range della dimensione della lista. Bravo te. La dimensione della lista iniziale, prima che cominciassi a cancellare elementi. Quindi io ho questo ciclo for che lavora su, quanti erano questi valori, non mi ricordo più, sono 3, 20, 25, non so, l'ho calcolato ma non l'ho stampato, e quindi questo i for i si predispone per ciclare da 0 a 24. Poi man mano che vado avanti cancello elementi, e la lista quindi si accorcia. Quindi a un certo punto la lista avrà meno di 25 elementi. No? Andiamolo a vedere in debug. Cosa succede? Mettiamo un bel breakpoint qua e vediamo cosa succede. No, noi abbiamo la nostra punti che contiene, vabbè, questi valori li conosciamo, io volevo andare a vedere, ecco, 20 elementi. Quindi questa istruzione, questo range, costruirà un range di 20, quindi itera tra i numeri tra 0 e 19 compresi. E questo lo decido alla riga 150. Viene calcolato qua, in questo momento, il range. Poi, se la lista punti cambia, nel senso che se si allunga o si accorcia, non viene ricalcolato il range di nuovo, mantiene quello che aveva trovato la prima volta. Quindi questo è già un possibile indizio di come si può risolvere o modificare. Dopodiché vado avanti, chiudo questa console perché non mi serve molto, vado avanti, estraggo i, i vale, dov'è la i? I vale 0, chiaramente alla prima iterazione, eseguo l'istruzione punto vale 31, punto minore di 20 no, e quindi non fa questa if e torna all'iterazione successiva. Quindi il primo elemento l'ho saltato perché non era da cancellare, perfetto. Vado avanti, secondo elemento, quando i vale 1, eccolo qua, punto, questa volta vale 6, già lo sappiamo, e quindi dovrà essere cancellato. Quindi vuol dire che questa if entra e farò finalmente questa operazione di pop con indice i uguale 1, quindi cancello il secondo elemento. Andiamoci a vedere la lista punti che ce l'abbiamo qua sotto gli occhi, 31, 6, 13, quando io eseguo questa istruzione dovremo vedere che il 6 scompare. E infatti è scomparso. Ok? Ma è scomparso, ma contemporaneamente la lista adesso non è più di 20 ma di 19. Quindi ho cancellato correttamente l'elemento, sì, però il for non funziona più, perché il for continua ad andare avanti fino a 19, a un certo punto, quando, anche se non dovessimo più cancellare nulla, in realtà ne dobbiamo ancora cancellare, ma anche se non ne cancellassimo più, quando arriveremo con i uguale 19, che è un indice legittimo di questo for, vi ho chiesto io di farlo così, lui andrà a accedere a punti di 19 e la lista dice no caro, 19 non ce l'ho. Io ho solo 19 elementi, quindi l'indice massimo sarà 18, oppure ancora minore se ne ho cancellati degli altri. Quindi, non va bene che il limite massimo del for, okay, sia calcolato all'inizio e non venga invece rivalutato ogni volta. Questo è il limite del for, del range in realtà, che deve sapere all'inizio quali sono i valori su cui iterare.
Se io non so all'inizio su quali valori iterare, userò un while, in cui vado a vedere ogni volta, ok, ho finito la lista, ma il controllo se ho finito la lista lo faccio ogni volta con la lunghezza corrente della lista che nel frattempo può essere cambiata. Ok? Quindi, modifichiamolo. Il problema qual è? Che il range calcola il proprio range, appunto, nel momento in cui il for viene iniziato. I valori che l'indice assumerà sono predefiniti sulla base della lunghezza della lista quando entro in ciclo for. Poi non viene più ricalcolato, non viene più aggiornato. Se voglio aggiornare, ogni volta, vabbè, non è un problema, faccio un ciclo while, while i minore di len punti. Cioè, non capita niente. Ovviamente, poiché me lo faccio a mano, dovrà inizializzarlo a 0, questo i, e poi dovrò incrementare dentro il ciclo, se no rimango fermo. Vabbè, questo sappiamo fare. Ok? Allora, qui dovremmo aver risolto il problema, nel senso che non è più possibile che i vada fuori out of range nel momento in cui a ogni volta, ad ogni iterazione del ciclo, il ciclo while lo fa ad ogni iterazione, vado a valutare quella condizione lì, il valore corrente di i è minore della lunghezza corrente dei punti, e infatti se faccio run, spero che non mi dia errore, e mi stampa questi punteggi. In cui il 6 effettivamente non c'è più, così come anche c'era uno 0, guarda, facciamolo stampare prima, prima e dopo, così abbiamo il confronto. Il 6 non c'è più, il 16 non c'è più, l'1 non c'è più, il 12 non c'è più, lo 0 non c'è più, ma... è rimasto il 13. Perché? Perché è il successivo rispetto a quello che abbiamo. Perché abbiamo fatto casino con gli indici, sì. Allora, li ha cancellati tutti correttamente, tranne questo. Per chi non l'ha ancora visto, lo vediamo passo passo. Allora, questo while funziona esattamente come il for di prima, solo che ogni volta va a rivalutare il massimo, quindi non cambia nulla. I uguale 0, facciamo esattamente come prima, punto vale 31, non è vero che sia minore di 20, e poi incremento la i, la faccio valere 1. Passo al secondo elemento. Secondo elemento, sappiamo che i vale 1, che con i uguale 1 il punto della gara era 6 e quindi lo cancelliamo. Quindi passeremo da 31, 6, 13, togliamo il 6, l'abbiamo già visto prima questo, ok? Poi si incrementa la i, l'errore è qua. Perché? Perché sto incrementando la i? Vabbè, perché devo andare avanti con gli indici, no? Se voglio pescare i vari elementi della lista. Certo che lo devo incrementare. E passare all'elemento successivo. Però se incremento i, i vale 1, varrà 2. Ma adesso l'elemento 2 non è più il 13. Perché il terzo elemento non è più il 13, è il 25, perché il 13, che prima era il terzo elemento, adesso è diventato il secondo elemento, perché il primo lo... perché il secondo l'ho cancellato. Quello che precedentemente occupava il secondo posto l'ho cancellato. E quindi no, salto, non guardo, non valuto l'elemento immediatamente successivo a quello che cancello. Perché qua ci sono combinati due effetti, uno che ho incrementato l'indice, quindi sono andato avanti, e l'altro che ho spostato indietro gli elementi e sono andato indietro. E quindi sono cieco rispetto all'elemento successivo. In tutti gli altri casi ho avuto culo,
si può dire, è un termine informatico, perché non succedeva mai che ci fossero due elementi consecutivi minori di 20, tranne in questo caso qua. Quindi in realtà, quando io ho cancellato il 16, ho skippato senza guardarlo il 25, è andata bene che era già grande, quindi non l'avrei comunque dovuto cancellare, ma non ho fatto una bella cosa. Ok, come si rimedia questo? Dimmi. Cambiando l'int con while, così sempre allo stesso valore continua nel controllo, perché con il pop abbiamo cambiato la posizione dell'elemento, però ripete il controllo per vedere se il nuovo elemento nella posizione precedente è pure minore di 20. Allora, lui ha proposto questo, se l'ho capito bene. Quindi lui dice, io, adesso non è completo perché devo, punto lo devo ricalcolare, attenzione, perché la variabile punto, devo scrivere non punto ma punti di qua dentro, lo scrivo. Lui dice, io ho un ciclo esterno che fa andare avanti la i, poi quando sono su un elemento che lo cancello, provo a vedere... Lo cancello, gli altri si sono spostati e provo ad andare a vedere se in quella posizione lì è di nuovo per caso capitato un altro che deve essere anch'esso cancellato. E quindi non mi sposto in avanti fino a quando trovo roba da cancellare. Questo è un modo, è corretto. Non è il più lineare, non è il più chiaro, però è quello che forse per te è più chiaro. E va benissimo. Dimmi. L'altra soluzione è quella che dice lui, quindi torno indietro e dice io incremento la i se non ho cancellato l'elemento. Questa è altrettanto corretta, è giusta, anche questa. Un pochino mi rompe la simmetria del ciclo while, no? Che l'incremento lo vedo là in fondo, sono sicuro che quando arrivo alla fine del giro ho incrementato, però in questo caso mi serve incrementarlo solo se non ho cancellato gli elementi, perché ho due modi per avanzare nella lista, o tolgo qualcosa, quindi la lista che viene indietro, oppure aggiungo qualcosa all'indice. Va bene anche così. Tu? Ok, allora lui dice una cosa che puzza, ma è giusta, che è questo. Continue è l'istruzione che all'interno di un'iterazione ti fa iniziare subito l'iterazione successiva senza terminare l'iterazione corrente. No? E quindi di fatto salta questa istruzione, non la fa, e torna direttamente a quella successiva, non facendo questa, la i non si è incrementata, siamo a posto. Ok? Allora, sì, va bene, è un'istruzione lecita del linguaggio, lo continuo, l'unica cosa, facciamo attenzione, è che se io qua sotto avessi da fare altra roba, e non solamente incrementare i, vado nei casini, no? Perché lì è tutto o niente, cioè da qua ricomincio l'iterazione successiva, in questo caso va bene, no? Oltre al fatto che se cominciamo a mettere troppi break e continue diventa la leggibilità del codice diminuisce. Ma è giusto, diciamo, una terza soluzione, tutte e tre equivalenti, nel senso che fanno la stessa cosa. Ognuno la vedeva in un modo diverso perché ha avuto quell'ispirazione. Va benissimo. Quale prende il voto più alto all'esame? Tutto uguale perché funzionano tutte, ok? Quindi, dimmi. Allora, lui dice, lo ripeto per tutti, ma non potrei, se ho capito bene, prima di cancellare un elemento andare a vedere se per caso anche quello successivo, e però se fosse anche 2, 3, 4, 5 di fila? L'altra cosa che ho sentito dire qua, invece un approccio diverso, è, ma il problema qual è? È che quando cancello un elemento, quelli dopo si spostano indietro. Ma se io anziché partire da sinistra, partissi da destra, partissi dalla fine,
cioè tanto alla fine non cambia niente, no? Però se io questa lista di numeri partissi da destra e dicessi ok, cancello lo 0, che danno fa? Nessuno. 25, 32, 22, 37, 12. Cancello il 12. Cancellare il 12, sì, mi porta a sinistra tutta la parte di stringa, la parte di lista che c'è qua, però tanto quella parte lì non la vado più a guardare, perché io col mio ciclo for sto andando in retromarcia. E quindi non capita mai che il ciclo for debba andare su nuove caselle che sono già state spostate, perché quelle che sposto sono sempre nella parte di lista che ho già guardato. Quindi sì, è un altro modo, lo riscrivo da capo perché questo è diverso, vuol dire che devo partire dalla lunghezza massima della stringa e tornare indietro fino a 0 e poi fare lo stesso controllo alla fine. Quindi vuol dire partire dall'indice massimo, che è questo, len di punti meno 1, while i maggiore o uguale a 0, i uguale a i meno 1. Cioè, faccio il ciclo contrario, prendo con l'ultimo indice, torno indietro fino a quando ho indici validi, e poi dentro farò la stessa cosa, if punti di minore di 20, due punti, punti, punto pop di i. Cioè il cuore è lo stesso, sappiamo che pop danneggia tutti gli indici maggiori di i, danneggia per modo di dire, ma tanto io quelli non li guardo più, li ho già guardati prima. Quindi proviamo a vederlo, ovviamente per vederlo devo commentare quello di prima, perché altrimenti li ho già cancellati quegli elementi. E vediamo se è giusto. Direi di sì. Tra l'altro, scritto così, cioè impostato così, non ho neanche più il problema di costruirmi il range, di gestirmi l'indice a mano. Perché potrei benissimo costruirmi un range, tanto è fisso. Io all'inizio dell'iterazione so quali indici sto generando, 19, 18, 17, 16, 15, 0. Questi sono gli indici che devo guardare, indipendentemente da quanti elementi cancellerò. Quindi questa cosa qua in realtà la posso scrivere anche più comodamente con un ciclo for. Ovviamente il range lo devo fare al contrario. Ok? Dal numero massimo al numero minimo. Quindi il punto di partenza è len di punti meno 1, il punto d'arrivo è meno 1, il passo è meno 1. Allora, istruzione range, se vado in positivo, con un numero positivo, l'ho cancellata prima, va da 0 a quel numero escluso, altrimenti la forma completa dell'istruzione range ha punto di partenza e punto di arrivo, primo parametro il valore di partenza, secondo il valore di arrivo, terzo parametro il passo. In questo caso se vado indietro il passo è meno 1 chiaramente, l'indice ogni volta devo sottrarre meno 1 e come valore di partenza e valore di arrivo dobbiamo sempre ricordarci la regola che dice che il valore di partenza è sempre compreso e il valore di arrivo è sempre escluso. Quindi io parto dalla lunghezza meno 1 compresa e arrivo a 0 compreso, cioè meno 1 escluso, per questo c'è questo meno 1 strano a metà. Un po' tipatico da scrivere con tutti questi meno 1, però è il modo per costruire gli indici che sono 19, 18, 17, bla bla bla, 2, 1, 0.
E a sto punto, if punti di minore di 20, punti punto pop di. È equivalente a quello di sopra, semplicemente scritto, cosa ho fatto? Scritto come, come for anziché come while, ma l'idea è esattamente la stessa. Vado all'indietro e il risultato ovviamente è sempre lo stesso. Cioè, tu vuoi cancellare questo meno 1 qua? Allora lui farebbe, cercherebbe di crescere, ok? Perché normalmente è il più 1 l'incremento normalmente di un range. Allora lui partirebbe da 19, poi si chiederebbe 19 è minore di meno 1? No. E allora si fermerebbe subito. Okay. Lui parte dall'indice dal primo valore e poi è come in un while, ogni volta va a confrontare l'indice col secondo valore, col minore nel caso in cui il passo sia positivo, col maggiore nel caso in cui il passo sia negativo. Okay. Quindi un'operazione qua è un po' pericolosa, no? È perché alla fine, se lo vogliamo visualizzare, è come quella barzelletta dove c'è il tizio seduto su un ramo che sta cercando di segare il ramo, no? Cioè sta iterando sulla struttura man mano che la modifichi. Allora devi stare all'occhio di essere dalla parte giusta del ramo, no? Dove stai segando di qua, ma non dalla parte, devi essere verso, verso il tronco, non verso le foglie, altrimenti cadi. Ok? Questo punto di attenzione qua. Quindi mettiamolo come warning generale, occhio tutte le volte che state modificando una struttura dati mentre la state iterando. Ma dove modificando intendo aggiungere elementi o cancellare elementi. È chiaro che se gli elementi li modificate o ciascuno prendete il doppio, incrementate di, come abbiamo fatto prima che abbiamo incrementato i voti, chi se frega. Cambio solo il valore dell'elemento, ma la lista quella è. Non sto aggiungendo o togliendo elementi, il cassettino giallo che vedevamo la volta scorsa rimane tale e quale, quindi la sua iterazione è blindata, esattamente quella. Però quando vado a modificare la lista, e modificare la lista, io faccio attenzione alle frasi, modificare la lista vuol dire aggiungere o cancellare elementi. Modificare gli elementi della lista è una cosa diversa, molto più innocua. Cioè il valore che ti trovo all'elemento 5, chi se frega. Ma gli elementi rimangono gli stessi in termini di numero e di posizione, cambiano di valore, e vabbè. Quindi ogni volta che modifico un contenitore sul quale sto iterando, faccio attenzione, devo fare attenzione, devo pensarci tre volte e capire cosa capita. Se lo conosci lo correggi o lo eviti. Perché un altro modo di dire, cacchio, però qui devo iterare, devo modificare una cosa mentre la itero, crea dei problemi, ci sono vari modi di risolverlo, non ne abbiamo visto almeno 5, modi giusti di farlo. L'altro modo è quello di dire, sai cosa, ma perché mai devo modificarla mentre la itero? Ne faccio una nuova e ci metto dentro solo quelli che mi servono. Cioè, anziché impazzire su questa cosa, poi impazzire no, perché alla fine sono tre righe, non è il problema, però queste tre righe ci costano come ragionamento, no? Soprattutto la prima volta dobbiamo farlo per bene e poi dobbiamo ricordarci di farlo giusto, perché sennò o sforiamo la lista o dimentichiamo di cancellare degli elementi come abbiamo visto prima. L'alternativa è quella di dire, senti, tagliamo la testa al toro, io non cancello elementi, calcolerò una lista di nuovi punti, punti nuovi, andando a mettere dentro di tutti i punti che avevo solo quelli che sono maggiori, qui cancellavo quelli minori di 20, quindi devo ottenere quelli maggiore o uguale a 20, punti nuovi, punto append,
di punto. Quindi anziché prendere una cosa e modificarla un pezzo per volta, dico, senti, tienila lì un attimo, ne costruisco una nuova in cui ci travaso solamente quelli che mi servono, poi se proprio voglio riaggiorno la variabile per farla puntare a questa nuova, se proprio voglio continuare a chiamarla punti. No, perché il testo mi diceva, non mi diceva fai un'altra lista che contenga bla bla bla, dice cancella da quella lista lì quegli elementi, e allora io alla fine quegli elementi li voglio avere dentro punti. Quindi, oh, pardon, la print mi è saltata nel posto sbagliato, quindi se vado di nuovo a commentare quest'altro, io sto eseguendo quest'ultima parte che ovviamente funziona sempre nello stesso modo. È anche molto più tranquilla, perché non andando a modificare, costruisco una nuova, ci metto dentro ciò che mi serve. Però qua ci abituiamo di nuovo a vedere sempre da due punti di vista diversi. Se io ho un contenitore e voglio modificare il contenuto oppure il contenitore stesso, le due filosofie è modifico lui o ne creo uno nuovo che sia modificato come piace a me. Poi se voglio dimentico quello vecchio, per carità. Dimmi. Perché io quando faccio questa print di punti volevo stampare quelli nuovi che ho calcolato, se no lo posso mantenere punti nuovi. Cioè diciamo che questo punti nuovi per me è una variabile di comodo che mi serve per costruirla, poi dopo non mi serve più. E ipotesi, non mi serve neanche più i punti vecchi originali, e allora li butto via. Se invece volessi mantenere anche quelli originali, chiaramente questa riga qua non la scrivo e tengo o punti nuovi a seconda di che cosa voglio andare ad analizzare. Qui allora abbiamo creato una lista nuova in questo punto qua. Poi punti diventa un alias a questa lista nuova, che però non useremo mai più, e quindi rimane lì tranquillo. Sì, questi due, da questo momento in avanti, sono due alias, ha una lista che non ci serve più e invece l'altra continuiamo a usarla. Quando abbiamo scritto questo, abbiamo rotto questo riferimento qua, della riga 18. Nella riga 18 avevamo creato una lista e l'abbiamo fatta chiamare punti. Tutte le operazioni che avevamo fatto nel frattempo, insert, append, pop, non vanno a modificare questa relazione, questa freccia, ma vanno a modificare il contenuto della lista. Invece qua abbiamo, invece, appunto, rotto quell'alias, separato, adesso quella lista là, quella di prima, l'abbiamo persa. Dipende da cosa vogliamo fare, chiaramente. Quindi, sta a noi sempre, però dobbiamo scegliere, cerco dei metodi, delle funzioni che vadano a modificare gli elementi o modificare il contenitore, oppure me ne costruisco uno a parte, così ho quello vecchio e quello nuovo, poi quando ho quello nuovo sono eventualmente libero di dimenticare quello vecchio. Sono modi diversi di procedere. Dal punto di vista, tra virgolette, dell'efficienza, forse, non saprei. Non ce ne frega niente con liste di 20 elementi, ovviamente, ma anche in generale non saprei, perché uno dice, ah, ma qua è meno efficiente perché stai facendo una struttura dati nuova. E ho capito, però anche qua facendo tanti pop, ogni volta si numeri che si spostano in là di uno, no, porta via tempo, porta via lavoro. Quindi non sarei in grado in generale di dire se è preferibile uno o l'altro. L'importante è farlo giusto in uno dei 5-6 modi che abbiamo visto adesso, che seguono filoni di ragionamento, di micro ragionamento, perché è proprio un punto unico. Però questo Python un pochino ce lo suggerisce di lavorare così, no? Cioè, tra l'altro sulle stringhe siamo obbligati, perché abbiamo visto che le stringhe non si possono modificare, quindi l'unico modo è incrementarle.
addirittura ci dà anche una sintassi speciale per poter fare velocemente questo tipo di operazioni. Cioè, creare una nuova lista sulla base di una lista esistente. Qui che cosa c'è? C'è una nuova lista. Una lista di partenza, una condizione di appartenenza e il valore che voglio aggiungere. Tutto il resto è copia e incolla. For, append, eccetera. Allora, questa stessa cosa si poteva scrivere con un'unica sintassi. Punti nuovi uguale lista, quindi aperta quadra vuol dire sto creando una lista, e dentro ci metto di fatto l'operazione insiemistica che descrive come deve essere costruita quella lista. L'operazione insiemistica è fatta dai P, tali per cui erano appartenenti alla lista precedente, quindi for p in punti, a condizione che p fosse minore di 20, maggiore o uguale a 20. Questa unica riga è equivalente a queste quattro righe. Si chiama, un nome strano, list comprehension. Comprehension non nel senso di capire, di comprendere, ma nel senso di includere, di metterci dentro. No? Potete dimenticarla questa cosa, non importa. Non è, tanto alla fine quello che serve è questo, capire questo. Però capito questo, se volete, come scorciatoie, si può anche scrivere in un modo più compatto. Dove dentro una sintassi di tipo creo una lista, ci metto un for che ti dice ok, vammi a prendere gli elementi di un'altra lista, inserisci in questa nuova lista questi elementi, eventualmente filtrandoli. Quindi ci posso mettere ciò che voglio, espressione for if, basta, non posso metterci qualunque cosa descritta in modo fantasioso dentro queste parentesi quadre. Però a volte a me torna comodo scrivere, perché alla fine mentalmente si mappa qua, itero su punti, che è quella da cui prendo gli elementi in punti. Append di qualche cosa, e la cosa che appendo la scrivo qua, è questo P, che viene preso da P. In questo caso c'è un if, altre volte invece non c'è un if. Quando dicevamo incrementiamo di uno tutti i voti, erano tutti i voti, quindi non avrei messo la clausola if, avrei messo, fammelo scrivere qua sotto, voti nuovi, avrei scritto vuoto più 1 for voto in voti, ad esempio. Al netto del fatto che devo fare il più 2, controllare il 30, eccetera, va bene, per capire la sintassi. Vuol dire che vado a prendere tutti gli elementi di una lista e costruisco una nuova lista, beh, in quel caso di prima, una nuova lista che contenga esattamente gli stessi elementi di prima, magari filtrati. Nel secondo caso, non filtra, cioè li mette tutti, ma costruisce una nuova lista con dei valori che sono derivati da quelli di prima, non sono identici. L'insieme degli x quadro dove x appartiene a un certo insieme, l'insieme di voto più 1 dove il voto appartiene all'insieme, poi dico insieme, in realtà è una lista, non è un insieme, per cui mantiene anche l'ordine degli elementi, non solo la resistenza. Quindi questa, se vi viene bene, la potete usare come sintassi abbreviata, ma alla fine è un'abbreviazione di for append. Stiamo risparmiando la parola append in tutto questo. Forse un pochino più compatto, perché fa capire che cosa stiamo facendo, se uno si trova a proprio agio con questa struttura.
questa costruzione, visto che crea una nuova lista, non va mai a modificare quella esistente, ne crea sempre una nuova, quindi segue di più l'ultimo approccio, quello del tipo non tocco i dati di partenza e mi costruisco una lista nuova, modificata a mio piacimento, in cui posso modificare il valore degli elementi, posso modificare quali elementi mi interessano e quali invece voglio ignorare, voglio dimenticare. Qui stiamo perdendo del tempo per delle cose banali, ma poi sono i mattoni fondamentali che poi saltano fuori in tutti gli altri casi, quindi conviene... Anche qua. No, ma in voti nuovi stiamo facendo voto più uno per tutti, però se ci avessimo aggiunto if, sì, avremmo potuto, sì. Avremmo fatto voto più uno soltanto a quelli della condizione if, non una nuova lista con voto più uno per quelli dell'if e quelli che non if. Chiaro, sì, nel senso che se noi avessimo aggiunto qua if... voto minore di, 3, di 24, per dire, incremento di 1 solo quelli che sono minori di 24, questo dice inserisco nella nuova lista solo quelli che erano minori di 24 e ne inserisco il valore incrementato. Gli altri non ci sono. Ok? Quindi viene fatto prima il filtro, iter sugli elementi, applico il filtro e calcolo il valore da inserire. Esattamente come fosse qua. Se non verifica la condizione filtro, non lo aggiungo, non lo appendo. Assolutamente sì. Scrivere un'istruzione che dica se è maggiore di 24 lo incremento, se è minore lo lascio uguale, non lo posso fare con una semplice comprehension, mi devo fare il ciclo in cui faccio append di questo, append all'altro, a seconda che. Chiaro che alla fine while e if sono ti permettono di fare tutto. Le scorciatoie ti permettono di fare un sottoinsieme di operazioni più frequenti, ma non è detto che in quel caso ti serva esattamente quella. Ecco, vediamo l'ultimo punto che era indicato qua, visualizzare in ordine alfabetico tutti i personaggi delle tartarughe ninja che avevamo elencato sopra. E io ho elencato due stringhe, una con i nomi delle tartarughe, e l'altra con i nomi degli alleati. Allora, qui in quest'ultima richiesta ci sono due elementi. Uno è come faccio a mettere in ordine alfabetico una lista, è facilissimo, c'è già un metodo che lo fa, anzi due. Due, beh, se mi chiedi di mettere in ordine alfabetico la lista delle tartarughe, ho una lista, mi spieghi come si mette in ordine alfabetico e ho finito. Ma se mi chiedi di mettere in ordine alfabetico tutti i personaggi, e quindi l'insieme delle due, devo costruire una nuova lista che contenga le due esistenti. Allora, partiamo da quest'ultima cosa. Come faccio a costruire una lista? Lista che contenga sia le tartarughe sia gli alleati, perché i personaggi sono tutti. Allora, ci sono due modi di farlo, quindi si parla di concatenazione di liste. Ci sono due modi di farlo. Una è usare l'operatore più, così come concatenavamo due stringhe possiamo concatenare due liste, e quindi potremmo mettere che i personaggi sono le tartarughe più gli alleati delle tartarughe. Quindi se faccio una print di questo, mi farà una lista in cui prima, nei primi quattro elementi, ci sono le quattro tartarughe, i quattro elementi della prima lista, e poi, in ordine, nell'ordine in cui comparivano, ci sono i tre elementi della seconda lista. Cioè, crea una nuova lista in cui ci mette dentro tutti gli elementi della prima e tutti gli elementi della seconda.
Attenzione che non è questo. Crea una lista in cui ci sono sia le tartarughe che gli alleati. Uno potrebbe pensarla così, non è sbagliato, ma fa una cosa completamente diversa, perché crea una lista che contiene due elementi, il primo elemento è la lista di tartarughe e il secondo elemento è la lista di alleati. Guarda come lo fa vedere. Se stampo questo, qui ci sono due parentesi quadre. Una lista di due elementi, il primo elemento è questo, che a sua volta è una lista, e vabbè, virgola, il secondo elemento è questo, che a sua volta è una lista. Quindi non ho costruito una lista con i personaggi, ho costruito una lista con due liste dentro le quali ci sono pezzi di personaggi di qua e di là. Quindi un conto è mettere in una lista un elemento che sia una lista, che si può fare, lo chiameremo tabelle tra qualche lezione e ci giocheremo anche. Un conto è invece costruire una lista in cui metto i singoli elementi delle liste di partenza e non la lista in quanto tale come oggetto. Ok? Quindi questo no. Quindi questo è un modo, dicevo, per costruire una concatenazione di stringhe, di liste, pardon, usando l'operatore più. Cosa fa? Crea una nuova lista, che non è un alias delle precedenti, è una nuova, in cui ho messo dentro gli stessi elementi, o meglio, gli alias degli stessi elementi. Ma in questo caso sono stringhe, quindi che siano alias o meno, sono immutabili. Non mi fa la differenza. Viceversa, esiste anche il modo di aggiungere elementi ad una stringa, ad una lista, pardon, modificando la lista stessa. Cioè, uno potrebbe dire, ma io ho già una lista tartarughe, ci aggiungo gli alleati dentro. E c'è un metodo che si chiama extend. Extend estende la lista attuale buttandoci dentro in fondo, facendo tanti piccoli append di tutti gli elementi di una seconda lista. Alla fine, se faccio una print, sono gli stessi, viene uguale, con la differenza che la lista personaggi è una lista separata da quella delle tartarughe. Invece qua ho modificato proprio quella delle tartarughe stessa. Quindi non ho più la lista originale delle tartarughe perché ci ho aggiunto gli elementi dentro. La lista alleati invece non viene toccata, non viene modificata. Ok? La figurina che dovevo avere da qualche parte sulle slide, l'extend c'era, eccola qua. La concatenazione la posso fare o con il più oppure con il metodo extend, che aggiunge in coda a una lista gli elementi di un'altra lista, da non confondere con append. Perché se io faccio tartarughe.append di alleati, guardate un po' a pensare cosa esce fuori, 3, 2, 1, esce fuori una lista che contiene 5 elementi, i primi 4 sono i 4 di tartarughe, e ci mancherebbe. Append, un quinto elemento, che è una lista a sua volta. Quindi ho una lista che contiene 5 elementi, di cui 4 sono stringhe e 1 è una lista, e questa lista a sua volta ha 3 elementi di tipo stringa, che non è che ci interessi, non è quello che volevamo. Quindi append aggiunge un valore. Se invece voglio aggiungere più valori che sono contenuti all'interno di una lista, uso extend. Che cosa fa extend? Va a prendere i valori della seconda lista uno per uno e fa append di ciascuno.
però si chiama in modo diverso perché fa un'operazione diversa. Quindi questa qua, no. Ok, quindi la cosa giusta è quella con l'extend. Ok, allora abbiamo costruito, vabbè, l'abbiamo fatto in due modi diversi, una costruendo una nuova lista, l'altra modificando una lista esistente, l'insieme dei personaggi. Adesso il testo ci chiede però di metterli in ordine alfabetico. Quindi primo sarà April, poi Donatello, no scusa, poi Casey, poi Donatello, eccetera, eccetera. Come si fa a mettere in ordine alfabetico una lista? Con un metodo. In due modi si può fare. C'è un metodo sort e una funzione sorted. Semplicemente il metodo sort prende una lista, se applico questo metodo punto sort di questa lista, a questa lista, riordina gli elementi all'interno della lista in modo da farli comparire in ordine, in ordine crescente, che poi se sono numeri è un ordine numerico crescente, se sono stringhe è un ordine lessicografico crescente. Oppure questo modifica la lista su cui viene applicato. Quindi l'ordine di prima l'ho perso, gli elementi sono gli stessi, non li ho modificati, non ne ho modificato il valore, ma ne ho modificato la posizione. Oppure, se non voglio perdere la lista di partenza, perché chissà perché mi interessava mantenere, sapere anche l'ordine vecchio, posso usare la funzione sorted, che fa la stessa cosa, ma anziché modificare la lista di partenza, crea una lista nuova e mi restituisce il riferimento a questa lista nuova. Quindi la differenza è che questi valori sono gli stessi, con il metodo sort, quindi values.sort, la lista values viene modificata. Invece, facendo sort di values, la lista values rimane intonsa, non modificata, ma il risultato, cioè questa lista other, è un'altra lista diversa che contiene gli stessi elementi, ma ordinati. Quindi di nuovo sta a noi chiederci, voglio una nuova variabile, un nuovo valore costruito a partire da un valore esistente, uso sorted. Voglio modificare un valore esistente, uso il metodo sort. Per molte operazioni c'è questa dualità qui. Dimmi. Se usiamo questo metodo su una lista che contiene delle liste, le metti in ordine di numero crescente di elementi? No. Allora, la sua domanda è, se io uso il metodo sort su una lista che non contiene numeri o stringhe, ma contiene a sua volta delle liste, come si fa? Confronta tra di loro i singoli elementi, e quindi noi dovremmo sapere cosa fa il confronto A maggiore di B se A e B sono due liste. Okay? Quindi applica il confronto tra due liste. E il confronto tra due liste di fatto viene fatto attraverso il confronto dei primi due elementi, se sono uguali passo i secondi due, se sono uguali passo i terzi due, eccetera. Questo lo vedremo più in dettaglio più avanti. Però alla fine l'idea è che il metodo sort non fa altro che confrontare tra loro coppie di elementi. Cosa vuol dire confrontare due numeri? Vabbè, aritmetica. Cosa vuol dire confrontare due stringhe? Alfabetica. Cosa vuol dire confrontare due liste? Andiamo a chiedere alle liste come si comportano nel caso di... e così via. Dipende dalla... però non è la lunghezza. Se tu vuoi ordinare dalla più lunga alla più piccola, non va bene. Così come le stringhe, se le vuoi ordinare dalla più... questi nomi qua, se mi avessero chiesto ordinali dal più lungo al più breve, o dal più breve al più lungo... no, perché sort me li ordina alfabeticamente, se li voglio ordinare per lunghezza, questo è un casino, non lo sappiamo fare oggi. Lo sapremo fare, ma non ancora adesso. Quindi in questo caso è semplice perché una volta che ho creato questa lista personaggi, io prima di stamparla posso fare, vabbè, facciamo le stampe intermedie, personaggi.sort, e la stessa lista, se la vado a stampare, mi viene fuori. Questi sono i personaggi che ho appena concatenato
questi sono gli stessi personaggi dopo il sort, quindi questa seconda riga che ho evidenziato è la print di riga 197. E sono ovviamente in ordine alfabetico. Allora, ci va bene se noi dobbiamo ordinare una lista che contiene dei valori e li vogliamo ordinare secondo il criterio di confronto naturale tra i valori di quel tipo. Quindi interi, stringhe, eccetera. Se vogliamo avere dei criteri di ordinamento diversi, non sappiamo ancora fare. Lo sapremo fare con delle opzioni del metodo sort o della funzione sorted, che però dobbiamo imparare. Per ora un'opzione che impariamo sul metodo sort è solamente l'opzione reverse, che dice ordinala al contrario, quindi anziché dal più piccolo al più grande, ordina dal più grande al più piccolo, o anziché dall'A alla Z, ordina dalla Z all'A. A volte ci può tornare comodo anche questo. Ok, l'ultimo tema che volevo farvi vedere, perché Roberto mi ha detto che arriva un po' in ritardo, quindi vado un po' lungo sulla prima ora, ma di 5 minuti, non di più, è l'estrazione di porzioni di liste. Allora, metà di quello che vi sto dicendo non ve lo ripeto perché lo sapete già, lo sappiamo già dalle stringhe. Sulle stringhe avevamo imparato la sintassi a slicing, a porzione, che data una stringa estraeva un sottoinsieme di caratteri di quelle stringhe dando l'indice del carattere di partenza, compreso, e l'indice di carattere di arrivo, escluso. Non è una sorpresa pensare che anche per le liste si può fare la stessa cosa. Quindi se ho questa lista qua di temperature che contiene 12 valori, me ne servono solo 3, allora posso estrarre, indicizzare una lista con una slice, con una porzione, con una fetta, identificata da due punti, dal 6 al 9, vuol dire indice di partenza 6, indice di arrivo 8, perché il 9 è escluso. Quindi 6, 7, 8, avrò una lista di 3 elementi. Ok, facciamo attenzione che quando io indicizzo una lista con le parentesi quadre, tipo qua, prendo un singolo elemento. Quando indicizzo una lista con una slice, con una porzione, quindi con due punti in mezzo, il risultato non è mai un singolo elemento, ma è sempre una lista, che può contenere 0 elementi, 1, 42, dipende. Quindi questo non c'è nulla di nuovo, già lo conoscevamo sulle stringhe, posso omettere il primo parametro, allora parte dall'inizio, posso omettere il secondo parametro, allora arriva fino al fondo, fino all'ultimo elemento, posso ometterli tutti e due, allora vuol dire che mi prende dalla prima all'ultima, cioè mi fa una copia della stringa di partenza, è un altro modo per fare una copia di una stringa, dai, di una lista. Mi fa una copia della lista di partenza, come se facessimo list di una lista vecchia. L'altra volta abbiamo visto list per fare copie, si può anche fare con uno slice completo. List occupa 5 caratteri, più le due parentesi fa 7, visto che le nostre dita sono stanche, qua ne occupo solamente 3, per fare la stessa operazione. Ma in ogni caso, ricordiamoci che quando faccio una slice, mi restituisce sempre una lista nuova, in cui va a copiare gli elementi. E poi ovviamente c'è il terzo elemento che è l'indice, il passo, no? Per cui posso fare una slice all'indietro, per dire, e quindi avere una lista rovesciata rispetto a quella di partenza, semplicemente dicendo dammi tutti gli elementi ma con passo meno 1, quindi partendo dal fondo. Vabbè, sono usi particolari. La differenza, la novità sulle liste che non c'era sulle stringhe è che una slice può anche essere a sinistra del segno uguale. Non si usa tantissimo, ma si può usare. Sulle stringhe no, perché le stringhe non si potevano modificare. Sulle liste sì. Vediamo cosa vuol dire questo.
temperature da 6 a 9 identifica la parte di lista che va dall'indice 6 all'indice 8, 9 escluso. Se la metto a sinistra dell'uguale e alla destra metto l'altra lista di 3 elementi, qui sto dicendo che l'elemento 45 va a finire nella posizione 6, il 44 va a finire nella posizione 7 e il 40 va a finire nella posizione 8. Quindi sto riassegnando i valori di una serie consecutiva di posizioni di una lista andando a prendere i valori da un'altra lista. Mi evita di fare un piccolo ciclo in cui vado a prendere il 45 lo metto nel 6, il 44 lo metto nel 7, il 40 lo metto nell'8. Quindi faccio in un'istruzione sola quello che in altri linguaggi dovrei fare in 3. Assegno una posizione, quella dopo ancora. Ma non si ferma qua. Questa è un'operazione in cui vado a modificare la lista esistente, non sto creando una lista nuova. Ma la cosa strana è che in Python non c'è il vincolo che le posizioni verso cui sto assegnando i valori abbiano la stessa lunghezza della lista che sto segnando, che sto cercando di metterci dentro. Cioè in questo esempio io avevo una porzione di 3 elementi e ci mettevo dentro una lista di 3 elementi, quindi era facile 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ma è anche possibile fare in modo che questa lista qua sia più lunga o più corta. Come funziona? Beh, è molto semplice. Se questa lista è più corta, allora dei 3 elementi che avevo ne metto 2 e il terzo lo cancello. E quindi la lista nel suo complesso si accorcia. Se invece questa lista fosse più lunga, ci metto dentro questi 3 elementi, più il quarto, più il quinto, e facendogli spazio allungando la lista. Quindi facendo delle insert in mezzo. Quindi in pratica se le due dimensioni non coincidono, è come se lei facesse, dopo che aver copiato i valori, delle pop per cancellare la roba in eccesso, oppure delle insert per fare spazio agli elementi aggiuntivi. Questo in alcuni casi può essere comodo, ad esempio, qua dice da 6 a 8 sono 6, 7, sono due posizioni, ce ne metto dentro 5, in realtà vuol dire che sto sostituendo la posizione 6, sostituendo la posizione 7 e poi inserendo tra la 7 e la vecchia 8 tre elementi nuovi. Non è che sia utilissimo, è difficile che non mi vengano tanti esempi in cui questa cosa può servire. Serve, a volte è comodo il contrario, prendo un range e vi assegno una lista vuota. E fare un pop di gruppo, no? Cancelliamo di botto un certo insieme di elementi. Questi qui non li voglio più, non mi servono più. Oppure svuoto completamente la lista. Tutta la lista viene sostituita dalla lista vuota. Che questo è diverso. Svuotare una lista è diverso da riassegnare la variabile. Adesso, nella differenza tra valori e alias, se io faccio così sto cancellando gli elementi ma la lista rimane, il riferimento rimane quello. Se invece scrivessi, dici ma è la stessa cosa che scrive temperatura uguale lista vuota. No, non è uguale, perché non è la stessa cosa, perché se scrivo temperatura uguale lista vuota sto modificando la variabile temperature per puntare a una lista diversa. E quindi eventuali alias alla lista precedente non verrebbero svuotati. Mentre invece così sto svuotando quella lista lì e quindi tutti gli alias che eventualmente puntano lì si trovano anch'essi svuotati. E infatti poi questo non è molto leggibile, infatti esiste un metodo che si chiama clear proprio per fare la stessa cosa, no? Per svuotare una lista dagli elementi ma senza rovinare la lista stessa, senza rovinare il contenitore, senza rompere l'alias dal contenitore stesso. Quindi queste sono un pochino le cose di base, poi alla fine trovate delle slide riassuntive, ma nel, vediamo se riesco a prenderlo al volo, nel, dov'è il cheat sheet? Non ce l'ho. Vabbè, lo prendo dal sito.
noi abbiamo fatto una tabellina questo prontuario con le funzioni, che è il foglio che potete usare all'esame, non all'esonero, ma non alla prova intermedia, ma all'esame. Abbiamo riportato, perché cioè, tra i metodi eccetera che vediamo, uno non è che se li deve imparare tutti a memoria, no? Poi dopo un po' gli vengono perché li sta usando, ma... Quindi avete ad esempio i metodi sulle stringhe, che sono questi qua in verdino, e i metodi sulle liste. Quindi qua trovate, avete a disposizione il super riassunto di quelli che sono i metodi che si possono usare, che sono quelli che grosso modo abbiamo visto. Quindi tenetelo comodo, consultabile. E nell'ultima pagina di questo ho fatto uno schema riassuntivo in cui noi per ora guardiamo le prime due colonne, cioè sono le liste e le stringhe, con le operazioni più fondamentali, quelle di base, tutte le altre sono scritte sopra, dove ho sempre cercato di evidenziare se vado a modificare la lista, la stringa, quello che sia, oppure restituisce una nuova. No? Come vediamo prima, la concatenazione di liste ritorna un nuovo valore, scusate, questa qui, mentre l'extend modifica la lista esistente. Quindi questa tabellina ci dovrebbe aiutare anche a ricordare esattamente quali metodi modificano e quali metodi invece restituiscono un valore nuovo nei vari casi. Guardiamo l'ordinamento, il metodo sort modifica, sorted restituisce un nuovo elemento, una nuova lista. Poi ci sono i buchi, ad esempio sort funziona sulle liste, perché non funziona sulle stringhe? Perché le stringhe non sono modificabili e quindi non esiste. Quindi i buchi che ci sono non sono dimenticanze, ma sono tutti motivati dalla natura dei valori. Poi, quando vedremo gli altri tipi di contenitori, vedremo come si adatta anche a loro. Va bene? Vi lascio un po' di pausa.